interventi e soprattutto interviste interessanti per quanto concerne questa giornata nazionale dedicata alla qualità agroalimentare. C'è un evidente stato di salute del nostro comparto agroalimentare, noi abbiamo affrontato temi come la qualità, la sicurezza, non abbiamo ancora parlato però dell'impatto dei numeri, dei prodotti agroalimentari di qualità e vogliamo farlo proprio con lei. Cominciamo da qui. Sì, cominciamo da qui con un piccolo passo preliminare, sì. Cioè noi la realtà che abbiamo raccontato oggi, che è una realtà, diciamo subito un numero, che vale oltre 13 miliardi alla produzione fra vino e prodotti alimentari, quindi non parliamo di né di nicchie né di un giochino intellettualoide, parliamo di valori economici importanti, però in realtà va in controtendenza rispetto al sentire comune, cioè un mondo che beneficia della globalizzazione. Noi abbiamo sempre un po' sentito parlare della globalizzazione come un mostro, un pericolo, soprattutto nell'alimentare, no? Il rischio di una McDonaldizzazione di tutto, e invece qui abbiamo una realtà che dice che è stato esattamente il contrario. La globalizzazione ha fatto bene alle produzioni alimentari e vitivinicole italiane, fa bene, le fa crescere, crea occupazione, crea aziende, crea nuove forme di consumo, nuovi stili di vita, eccetera, che nel complesso fanno soltanto bene al nostro paese. Quindi cominciamo a mettere questo tassello. Per quanto riguarda i numeri, poi le dicevo, nel complesso tutte le IG valgono questi 13 miliardi, più o meno adesso, il vino vale circa 7 miliardi, l'alimentare 6 miliardi e rotti, parliamo di valori alla produzione, poi sul mercato questi valori si moltiplicano ovviamente. E abbiamo poi dei casi eclatanti, perché abbiamo nelle nostre analisi, abbiamo provato anche un po' a misurare l'impatto economico di queste produzioni sulle province, e per dire, intanto il primo dato è che nessuna provincia italiana non ha almeno una IG, e quindi questo significa che la denominazione d'origine, il territorio è un valore profondo presente nel nostro paese, un tratto caratterizzante, proprio un elemento del DNA italiano che quindi va preservato, ce l'abbiamo ed è un valore nel mondo. In termini di territorio e anche di risorse umane che operano su quel territorio naturalmente. Assolutamente, noi quando parliamo di territorio in Italia non parliamo di un'espressione geografica, ma di un'espressione antropica, adesso fuori dai paroloni, ci piace, no? Ci piace. Però è proprio è l'uomo, no? Che è fatto così. E noi, ecco, in queste stime, per esempio, si pensi che la sola provincia di Parma ha un impatto economico positivo che gli viene dall'alimentare e vino certificato quasi di 1 miliardo d'euro. Quindi, di nuovo, parliamo di una realtà importante. E mi sento anche di dire, parliamo di una realtà importante dove addirittura la politica, in questi tempi in cui amo i politici, non lo sport nazionale dagli contro, ma addirittura la politica ha fatto un cambio di passo significativo. Noi abbiamo parlato stamattina e presentato, citato alcuni dei provvedimenti che nell'ultimo anno e mezzo sono stati presi, e oggettivamente, adesso senza prendere magliette politiche, ma oggettivamente si nota un salto di qualità nella consapevolezza della rilevanza di queste produzioni e soprattutto dello scenario globale come opportunità. Non a caso la politica si è anche resa conto, e la giornata di oggi lo testimonia, quanto sia importante la riflessione dei tavoli di lavoro. Adesso, in questo momento, mentre noi stiamo chiacchierando, si stanno sviluppando qui all'interno dell'Hotel Quirinale dei tavoli di lavoro vero e proprio su tematiche. Ma non è tanto importante questo, è che alla fine di questi tavoli verranno prodotti degli atti che serviranno come base per l'agenda del Ministero per quanto concerne questo nuovo anno. Sì, adesso qui, anche qui diciamo una frase, una parola che va di moda, crowd, no? Noi siamo nell'epoca del crowd, ma in realtà c'è un concetto serio, cioè una delle cose che in questo ventunesimo secolo sono emerse di differente rispetto al passato è che non esiste più il genio isolato, l'uomo solo al comando, che da solo riesce ad avere una vision ampia, no, dobbiamo tutti quanti cooperare, mettere ciascuno per il proprio, diciamo, il proprio contributo di idee per tirar fuori poi delle policy sostanzialmente. Quindi la filosofia dei tavoli è esattamente questa, cioè chiamare a contribuire, ma non di facciata, nella sostanza, perché poi dopo qui viene il ministro a prendere atto di queste cose, e quindi è un gioco serio che, devo dire, con piacere, diciamo, si va allineando a quelli che sono un po' le richieste della competizione internazionale che abbiamo di fronte.
Chiudiamo dando uno sguardo ai giovani. Lei insegna, se non sbaglio, quindi a contatto diretto con i giovani. In alcune interviste questa mattina è stato evidenziato come anche all'interno delle aziende agroalimentari italiane ci sia stato un vero e proprio cambio generazionale, che non vuol dire aver abbandonato del tutto quello che era il sistema del passato, ma innovarlo guardando al futuro. Allora, diciamo che c'è molto da fare ancora. C'è molto da fare, nel senso. Dunque, noi, guardi, l'anno scorso nelle università italiane abbiamo lanciato una competizione fra studenti universitari proprio sui prodotti DOP, IGP e STG, che ha coinvolto 12.000 studenti in tutta Italia e prodotto oltre 500 progetti proprio per migliorare questo. Quindi da parte dei giovani c'è interesse verso questo mondo. È una delle tante conferme del fatto che l'agricoltura, comunque intesa in senso ampio, il settore primario, non è una Cenerentola, ma invece è un mondo che anche un po' per i nuovi stili di vita, eccetera, però interessa, attrae, c'è molto fascino, no, che è tutto questo. Mancano le aziende. Il problema in questo paese, secondo me, e in questo settore in particolare, è che piccolo non è bello, o comunque non sempre bello, e troppo spesso piccolo è segno di impreparazione, di un modo empirico di gestire le cose, e invece qui bisogna fare un salto di qualità importante. Un ruolo importante ce l'hanno i consorzi, che sono gli unici, secondo me, che in questa fase, intanto di passaggio, atteso che mancano le aziende, no? Le imprese vere, cioè poi sono aziende, le partite IVA, ma sono un'altra cosa. I consorsi devono avere un ruolo di motore, ma soprattutto di intelligenza. E qui io mi sento, diciamo, anche per il ruolo che ho universitario, di fare un appello, nel senso di aprirsi ai neolaureati, ai giovani. C'è molta paura in questo settore, molto spesso gli stessi imprenditori hanno una sorta di soggezione o di senso di inferiorità culturale verso questi, che è del tutto inutile, non è il caso. Invece mettere dentro le aziende delle persone che sono fresche di studi, che hanno studiato, che sanno le lingue, che magari hanno anche girato qualche paese, può dare quell'in più che oggi manca, ma che è assolutamente indispensabile. Quindi io mi auguro che anche qui a livello governativo, è una delle proposte che faremo, ci sia qualche provvedimento che aiuti in questo senso. E noi accogliamo con Liberi TV proprio questo suo appello davvero molto interessante. Grazie.